È sempre difficile dire quando inizia una storia, la storia di una ricerca. C'è qualcosa che ha a che fare con la memoria. Forse ci sono tanti inizi. Sapere dove inizia la memoria è qualcosa di imperscrutabile. Come un ricercatore. Anzi, potrei dire quasi come un cacciatore, uno studioso sa dove passano le prede. Nascoste dalla polvere del tempo, disperse nei naufragi della storia, grandi opere d'arte continuano a riemergere dal passato. Tornano alla luce per strade tortuose o lineari, dopo anni di ricerca o nell'istante di uno sguardo. Da più di 20 anni, individuare e identificare opere considerate disperse è una delle attività di ricerca più fruttuose di Massimo Pulini. Studioso d'arte e pittore lui stesso, Pulini ha riportato alla luce quadri di grandi artisti come Lorenzo Lotto, Caravaggio, Federico Barocci, Simone Cantarini. L'atto del riconoscimento è un atto che non ha neanche un tempo preciso, a volte è una frazione di secondo, quando si intuisce sotto le spoglie di un'immagine che non si è mai vista, una presenza familiare. Pochi mesi fa, le sue ricerche lo hanno condotto alla scoperta di un'opera di un grande pittore del barocco, Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino. È difficile per me restituire l'emozione del momento in cui ho potuto riconoscere questo dipinto. Ottobre 2016. Da settimane Pulini sta esaminando sistematicamente un catalogo digitale unico al mondo, l'archivio fotografico della Chiesa Cattolica. Centinaia di migliaia di immagini disponibili in rete che documentano tutti i beni artistici ecclesiastici italiani. Una dopo l'altra sono già passate sotto gli occhi di Pulini centinaia di opere d'arte. Una sera, un'immagine attira la sua attenzione. Ho potuto percepire un'atmosfera, un insieme di elementi dati dalle proporzioni delle figure, da una certa intonazione di luce, da una poetica degli affetti, nell'atteggiamento espressivo dei volti degli angeli e della ricerca vocativa degli occhi della Madonna verso l'alto. Mi è stato possibile comprendere immediatamente che si trattava di un Guercino. Il quadro raffigura Maria assunta in cielo tra una corte di angeli ed è catalogato come opera di ambito napoletano e di autore ignoto. Infatti, nel dipinto manca il primo più immediato riscontro, la firma del pittore.
Moltissimi pittori del Seicento non firmavano, anzi quasi la totalità. C'era una legge non scritta che chiedeva ai pittori di farsi rappresentare dal proprio stile, cioè lo stile era la firma. Poi ci sono delle eccezioni, qualche opera anche di Guercino è firmata, ma pochissime. Di fronte all'assenza della firma, Pulini deve iniziare la ricerca di altre prove per dimostrare che il suo occhio esperto non si è sbagliato. Uno studioso deve comportarsi un po' come un ispettore di polizia, insomma, in qualche misura un dipinto allestisce una scena di un delitto. Le tracce lasciate dall'autore non sono solo il delitto stesso, ma sono a volte tutta una serie di elementi che possono convergere verso il dipinto, ma che rimangono sul terreno. Il terreno delle indagini di Massimo è ad Aversa, in provincia di Caserta. Un convento di clausura ricco e potente che per secoli ha ospitato le figlie di grandi famiglie aristocratiche. La chiesa del convento, dedicata a San Francesco, conserva il quadro individuato da Massimo. L'investigatore sta per fare il suo ingresso sulla scena del delitto. Maria sale verso il cielo trasportata da angeli. Paffuti i cherubini lasciano cadere ramoscelli di rose nel sepolcro vuoto, quasi a confortarci che il vincolo con l'umanità non si spezzerà mai. Massimo esamina le foto scattate ad Aversa e inizia a confrontarle con dipinti e disegni del Guercino. Ho cercato nel mare di disegni eseguiti da Guercino se si potevano ritrovare delle prime idee del dipinto. Non è un lavoro semplice, perché il quadro è offuscato da uno spesso strato di sporco, vernice ingiallita e ridipinture, che alterano vistosamente l'immagine originale. Guercino era un disegnatore di straordinario livello di qualità e di capacità inventive. Vedere anche una stessa figura da diverse angolazioni, ruotava la posizione, a volte riportava uno stesso disegno in maniera speculare. Massimo
Malgrado la patina di sporco e le ridipinture, i primi risultati sono incoraggianti. Le figure degli angeli, il volto di Maria, rivelano punti di contatto con le opere del pittore. Ma l'indagine dello studioso è solo all'inizio. Qua vi è un giovane di patria di cento, gran disegnatore e felicissimo coloritore. È mostro di natura e miracolo da far stupire chi vede le sue opere. Così nel 1617 il pittore Ludovico Carracci parla di Guercino. Un ragazzo di 26 anni che lascia tutti a bocca aperta per la sua bravura. Nei 50 anni a seguire, Guercino sarà l'artista di papi e principi e la sua fama giungerà in Francia e in Inghilterra. In mezzo secolo di attività instancabile, Guercino realizzerà una galleria di capolavori che segneranno la storia dell'arte barocca. Guercino nasce nel 1591 a Cento, città ricca e vivace tra Bologna e Ferrara, e qui vive e lavora per la maggior parte della sua vita. Cento e Guercino, un legame forte e durevole, come è testimoniato dalla Chiesa del Rosario, nel cuore della città. A partire dagli anni 20 del 600, Guercino partecipa al progetto della trasformazione della chiesa in stile barocco. Entra a far parte dell'Arciconfraternita del Rosario e qui innalza la cappella di famiglia, arricchendola di propri dipinti. Massimo vuole approfondire i confronti di stile tra l'Assunta di Aversa e le opere sicure di Guercino. A Cento è conservata la collezione in assoluto più numerosa di opere dell'artista. Dopo il terremoto del 2012, che danneggiò pesantemente la Pinacoteca e tutto il centro storico di Cento, i quadri sono oggi conservati nella chiesa di San Lorenzo, in attesa di ritornare ai luoghi di origine. Dove stai? Allora, ero qui che guardavo già l'Assunta, perché quella di Aversa è sempre pensata al tramonto come questa. Qui l'Assunta sembra proprio proiettata in ascesa verso l'alto, certo. Con questi putti in discesa e in ascesa. E proprio questo volo di angeli è potente, molto affettuoso. Veramente c'è la stessa atmosfera. Questo è un quadro cerniera, perché è del 1629, e quando lui proprio, a mio avviso, cambia
stile, ed è un quadro che contiene sia la parte giovanile precedente, come nella figura della Madonna, che quella più apollinea del Cristo. Io credo che Guercino dimostri la sua forza irregolare e passionale e sentimentale almeno fino al 1629. Da lì qualcosa cambia. E quel 1629 è l'anno della peste, dovette accadere qualcosa. A mio avviso Guercino perdette un sentimento in maniera irreparabile, una persona, qualcuno. Dopo il 1629, la pittura del Guercino diviene più composta e solenne e si avvicina ai modelli classici che ispirano altri grandi artisti del suo tempo. Pur rimanendo un pittore caldo e sentimentale, Guercino sembra aver perso la passione degli anni giovanili. C'è una frase molto curiosa in cui davanti ad un dipinto giovanile e lui anziano gli chiedevano le ragioni di quella passione conturbante, emozionante che trasmetteva il dipinto, e lui diceva: ah, a quel tempo bolliva il pignattone. Le verifiche sullo stile del pittore non bastano a confermare l'ipotesi di Massimo, che si concentra ora sull'esame delle testimonianze e delle fonti storiche. A Bologna, nella biblioteca dell'Archiginnasio, è conservato un documento eccezionale. Esiste un libro dei conti che Guercino dal 1629 fino alla morte nel 1666 redige, dapprima con l'aiuto del fratello e poi di proprio pugno. Ed è un libro di straordinaria importanza. Ogni dipinto è collocato in un periodo preciso, di un anno preciso, con il suo formato, con il tema, con il committente e con il prezzo al quale è stato venduto. Tutti questi dati hanno permesso agli studiosi di ricostruire con precisione la produzione del pittore centese a partire dal 1629. Un importantissimo studioso come Sir Denis Mahon ha potuto mettere insieme una quantità infinita, innumerevole di dipinti, collocandoli con una precisione, come dico, matematica. Sapere che mancano delle tessere al mosaico completo di un pittore fa sì che ogni volta che riaffiora un dipinto da una collezione privata o da qualsiasi parte, è possibile collocarlo in un punto preciso della sua attività. AD 14 maggio 1650. Dal signore Erigo Sampieri si è ricevuto lire 500 per la caparra del quadro che io devo fare della Madonna Assunta in Cielo per Napoli. Massimo sa che una delle tessere ancora mancanti è proprio un quadro raffigurante Maria Assunta in Cielo.
consultando il libro dei conti, nell'anno 1650 l'opera viene menzionata per ben due volte. Il dì 25 ottobre 1650, dal signor Carlo Cattalani si è ricevuto dobleri d'Italia 84 e lire 6, soldi 16. E questo è per saldo ed ultimo pagamento del quadro della Madonna Assunta fatta per Napoli. Assunta, Napoli. Guercino si riferiva davvero al quadro di Aversa. Massimo ne è sempre più convinto. Ma la sua ipotesi sta per affrontare il passaggio più difficile. Sapevo anche che un'altra opera era stata immaginata come facente parte di quella identificazione. ...1971, Detroit, Stati Uniti. Un capolavoro del Guercino entra a far parte delle collezioni dell'Institute of Arts. Anche in questo caso si tratta di Maria Vergine Assunta in Cielo. Ma i colori e la luce sono brillanti e vivaci, nulla a che vedere con i toni cupi e crepuscolari del quadro di Aversa. Il quadro arriva dalla collezione di un aristocratico inglese e della sua collocazione originaria non si hanno notizie, finché un giorno lo storico Friedrich Cummings pubblica uno studio sul dipinto. Cummings propose l'identificazione proprio con quella nota di pagamento e con quel dipinto che Guercino aveva registrato nell'anno 1650. L'Assunta di Detroit sarebbe dunque il quadro menzionato nel libro dei conti all'anno 1650? Se fosse davvero così, tutta la ricerca di Massimo crollerebbe come un castello di carte. Pulini non si dà per vinto e torna a esaminare le fonti storiche. Prima fra tutte, la vita del Guercino scritta da uno storico suo contemporaneo, Cesare Malvasia. Malvasia racconta un fatto che sconvolse per sempre la vita del pittore. In quest'anno passò a miglior vita il signor Paolo Antonio Barbieri, fratello del signor Giovanni Francesco, con estremo cordoglio del medesimo, che diede in una malinconia inconsolabile. La morte del fratello aveva scosso il pittore al punto da metterlo in una crisi psicologica, ora parleremmo di depressione. Possibile, si chiede Pulini, che in quei giorni di così profondo e lancinante dolore il Guercino usasse una tavolozza di colori tanto vivace. Massimo continua a verificare con pazienza tutti gli indizi, tutti i documenti alla ricerca di una risposta. Finché i suoi occhi cadono su poche parole dello stesso Malvasia per descrivere proprio l'Assunta del 1650. Un'Assunta con gli angeli ed apostoli in lontananza, al sepolcro della Beata Vergine, tavola d'altare in Napoli. Il sepolcro, gli apostoli.
qualcosa non torna. Questi due elementi, il sepolcro e la presenza degli apostoli, nel quadro di Detroit non sono visibili, non sono presenti. L'emozione è stata enorme perché il quadro di Aversa riporta precisamente questi due elementi in maniera ancora molto ben visibile. Il confronto tra le fonti storiche e gli elementi che compongono la scena dei due quadri non lascia spazio a dubbi. L'Assunta di Detroit non può essere il quadro descritto dal Malvasia e deve lasciare la casella occupata per dare spazio al dipinto di Aversa. Quindi saremo costretti a spostare di qualche anno la collocazione cronologica del dipinto americano di Detroit. Ci sono altre note dei conti che riguardano dipinti rappresentanti un'assunta. Adì 29 agosto 1658. Dal signor Girolamo Panessi si è ricevuto Ducatoni numero 140 per li quatri, la Madonna Assunta in Cielo, la Santa Cecilia, Santa Veronica e il Davide. I documenti, lo stile, le affinità. Tutto sembra dare ragione a Pulini. Ma è il momento di trovare l'arma del delitto. La prova schiacciante. È il momento di tornare ad Aversa. Questa volta lo studioso vuole esaminare il dipinto come nessuno ha mai fatto prima d'ora. L'ho fatto salendo sull'altare in maniera anche un pochettino furtiva, perché avevo bisogno di guardare proprio con... avvicinandomi il più possibile alla superficie pittorica per poter vedere da vicino qualcosa che avrebbe dato un'ultima ma importante e sostanziale conferma. Cosa stanno cercando gli occhi dello studioso alla luce della torcia? Forse una firma nascosta, una firma che riemerga sotto la fuliggine del tempo. Le mani di Massimo sfiorano il dipinto quasi a sentire ciò che gli occhi non arrivano a vedere. Perché sotto a quelle pennellate si cela qualcosa. La possibilità di percepire la granulosità della sabbia di fiume che Guercino era solito mettere all'interno dell'imprimitura di un dipinto, per dare a quell'impasto una luminosità particolare, una rifrangenza che è sempre percepibile nei dipinti di Guercino. Ci saranno questi minuscoli cristalli nel dipinto di Aversa? Riuscirà Pulini a individuarli sotto la patina di sporco? Alla luce radente della torcia, Massimo scorge qualcosa. Sotto i suoi occhi appare il segreto del Guercino, la sua firma più vera. Questo aspetto apparentemente marginale diventa una specie di firma nei dipinti di Guercino.
tutti i quadri fossero firmati, forse le pagine più belle della storia dell'arte non sarebbero mai state scritte.